Allora, chi Sgarbi. È? Sgarbi, eccolo qui. Ma facciamoci andare a fa' il culo, dai. Pronto, Vittorio? Yeah. Sei a pranzo? Sì. Siamo di Abbasso Radio 2, il controfiorello, in diretta dagli studi di Radio Città Futura per Red TV. Sì, chi è? Non ho capito niente. Siamo di Abbasso Radio 2, il controfiorello, e siamo in diretta dagli studi di Radio Città Futura in Roma per Red TV, canale 890 di Sky. Sì. Noi volevamo sapere se eri a pranzo in questo momento. No, non sono mai a pranzo. Ah, no, ah, non pranzi? No. Vittorio Sgarbi non pranza. No, noi ti chiediamo scusa, questa è una rubrica assolutamente maleducata e inconsistente, che consiste nel dare fondo al, come dire, al book di numeri telefonici e sentire chiamare le persone a pranzo per noi invidiosi che a quest'ora lavoriamo e non abbiamo la possibilità di pranzare. Ma avete sbagliato, perché io non pranzo, facevo il Ramadan da anni, mangio soltanto di notte. Hai capito? Che poi in realtà consiglia di mangiare meno la sera e di mangiare di più a pranzo, invece tu fai il contrario. Saranno cazzi miei, no? Eh beh, senz'altro, questo assolutamente. Va bene, allora niente, come dire, ma colazione la fai? No, neanche colazione, perché non mangio nulla, non tocco cibo, bevo soltanto durante tutto il giorno. Specie e di notte, intorno alle 11 mangio. Peggio di pannella, beh, pannella neanche alle 11, però insomma voglio dire, una scelta radicale anche la tua. Va bene, allora come dire, non ci resta che augurarti un buon digiuno, anche noi stiamo digiunando perché siamo in diretta e quindi... Non me ne frega niente di quello che fate voi. No, lo so, non avevamo dubbi. Mi sembrate degli esseri inutili e spregevoli. Esattamente così, corrisponda alla descrizione. No, però questo vi dà anche un senso, perché... Qualcuno siamo spregevoli. È inutile, qualcuno è soltanto spregevole. Siete inutili, spregevoli, rompi coglioni. Però avete significato, perché avete trovato me che vi dico quello che penso serenamente. Insomma, assolutamente. Non ho una ragione per pensarlo. Mi rendo conto che la gente che spaccia i coglioni per raccontare delle idiozie su quello che la gente fa a pranzo. Per il problema interessante è sapere se si chiama colazione o pranzo. Se fare colazione o pranzo. Fare colazione o pranzo. Normalmente si confonde il pranzo con la cena, nel senso che la cena è data per notturna, sì, o serale. Invece il pranzo, nella terminologia diciamo ufficiale. È quello della sera. Ah, ecco. La colazione è quella di adesso, che voi è non quella di mezzogiorno, con me. Sì. La prima colazione è quella del mattino, dice la vero? Prima colazione, ah, la colazione, però si è spostato pranzo, per cui se uno non sa o non capisce bene questi spostamenti, si confonde, pensa di essere a pranzo invece è a cena, sembra di essere a colazione invece è a pranzo, certo. O la seconda colazione, quindi è un pasticcio. E quindi tu, per evitare questo pasticcio, salti direttamente il pasto. Bravo. E per vedi? Non fare una seconda colazione, non avendo fatto neanche la prima, esatto. Salti, mi limito a fare un pranzo che non faccio adesso, ma faccio la sera. Cioè io faccio un pranzo che per voi è a quest'ora, per me invece è la sera, e non fare la seconda colazione che sarebbe impossibile non avendo fatto neppure la prima. Vittorio, non fa una piega e da oggi credo che adatterò i miei stili di vita ai tuoi, perché mi ritrovo. Perché si chiedono sempre, ma perché dici vieni a pranzo da me e vuoi dire cena? A che ora? Tutti presenti alle 9. Uno invita uno a pranzo e quello viene a mezzogiorno e ti becca in pigiama, certo. Okay. E no, dico, che cazzo vuoi da me? Ti ho invitato a pranzo, e alle 13, no, dico, il pranzo è stasera, no, dico, imbecille, non capisci niente, è quella che uno fa a casa sua, una ultima cenetta da rompicoglioni, il pranzo, quando io ti invito, imbecille, allora quello viene e viene alle 13, io non ci sono. Vittorio, allora, mi inviti a pranzo un giorno di questi? Noi sappiamo, adesso possiamo venire. Che cazzo è per te il pranzo? Vedi che stai parlando di un pranzo che non c'è. No, quello della sera. E ti invito a pranzo. Oh, no, noi ci presentiamo l'ora giusta, perché abbiamo allora un pranzo. Io aspetto l'invito. Quando ti invito a pranzo, non venire alle 13. Assolutamente. Il mio pranzo è ritardato, perché io lo faccio generalmente intorno alle 11. Comunque ti posso pure invitare, però voglio dire, soltanto se porti delle ragazze a pagamento. Tuo. Ma certo, a pagamento mio. E tu fai l'utilizzatore finale. E tu sei l'utilizzatore finale. Io ho fare il culo. L'utilizzatore finale, poi solo Ghedini con quella faccia da acciughe. Io sono l'iniziale. Tant'è vero che io tutte le ragazze di Berlusconi le ho conosciute prima di lui, 20 anni prima. Anche la da Dario? Tutte. Sul giornale, non l'hai visto? Tutte. Sono arrivate da me e hanno pagato loro. Ah, e questa è la neanche li hai fatte pranzare, lo possiamo dire? No, nulla, c'era la tassa d'ingresso. Io abitavo dove abitava Berlusconi, in via dell'Anima, sì, numero 31A. Sì, c'era la tassa d'ingresso. Lui era andato via e arrivavano le ragazze, dovevano pagare, le lire, quelle 100-150 mila lire per poter avere il biglietto d'ingresso. E certo. Porca.
Che fortuna. Non veniva neanche scopata per eccesso di. E quando non scopi una, questa poi si ricorda e si incazza. Cioè, sì. E ti vuole ancora, cerca sempre di scopare, di scappare continuamente. E infatti adesso le ragazze stanno andando al Corriere e a Repubblica a raccontare che non le ha scopate. E no, nel mio caso non l'hanno ancora no, fatto. No, nel tuo caso no, ma nel caso del Cavaliere sì. Lo stronzo di Sgarbi, siamo andati da Cilio, perché lo stronzo di Sgarbi non ci scopava neppure, una tragedia. Non ci scopava e non ci faceva neanche mangiare, quindi... Adesso, e poi non ci scordi, io ero pieno di affreschi meravigliosi in questa casa. Lui stava nel piano ignobile, io al piano nobile. Vittorio, guarda, noi siamo stati onorati di questa telefonata. È stato il momento più alto della nostra trasmissione. Che hanno tutti i tempi per sempre. Però posso raccontarvi la Franceschina di Arcevia, Franceschina in Piglia, sì? Quella che poi ha lavorato per Ferri. Io la trovai ad Arcevia prima dei suoi 18 anni, la portai un po' in giro per il mondo. A un certo punto la lasciai a un mio assistente che, non sapendo dove scaricarla, la scaricò davanti alla casa di Berlusconi. E beh, quale luogo migliore! Questa è una grande carriera, poi lui la si è sposata. Però voglio dire, queste ragazze sono tutte ragazze innocenti, le quali chiedono di fare carriera invece di andare da uno che gliela fa fare veramente, che sono io, perché le tempra, da un vecchio signore che non sa più che cazzo fare. Cioè, aperte, capito? Cioè, il problema è che tu devi andare da uno che ti tratta male. Ok, allora punto da Sgarbi. Che non ti faccia nulla. Ma tu mi tratta bene, non ti adesso vado in televisione, pazzo. Hai capito? Ho capito. Lui mi aiuta. Ma che cazzo aiuti? Brutta troia, vuoi venire qua, brutta puttana. Vittorio, ma ti possiamo chiamare anche ci vuole uno un po' brutale. Questo naturalmente le tempra. Ma cioè, io sono assolutamente d'accordo con te. Mi piace quello che pensi. Mi piace il tuo menù. Senti, io sono stato veramente onorato di averti telefonato. Davvero? Sì, ci stanno anche cacciando dallo studio. Noi esseri inutili. Venite da io, sto stanno all'Aquila per fare un convegno sul terremoto. Però venite, non so, da me quando volete venire. Assolutamente. Ma volentieri, ma guarda. Ma senz'altro, Vittorio, noi esseri inutili, spregevoli e rompicoglioni, ti salutiamo e ti diamo appuntamento a questo punto prossimamente. Non sì, perdiamoci di vista, Vittorio. Il 25 sono? Sì. Il 24 la mattina sono passato da Filippo. Il 25 sono a Santa Marta, via sì. Alla chiesa di Santa Marta. Ok. Che è nella piazza del Collegio Romano. Sì. Alle 5:30 a presentare un libro. Ci vediamo noi lì. Ci presentiamo lì. Non ho libro perché tanto non ne capite un cazzo. No. Ma dopo segue buffet. Chiesa di Santa Marta. Santa Marta. Che è piazza Collegio Romano. Dietro Berlusconi, dietro la casa di Berlusconi, dietro palazzo perfetto. Anche noi siamo lì dietro, quindi ci vediamo lì. Dopo segue buffet. Possiamo vedere tutte le ragazze che escono. Bene, Vittorio, ci vediamo sfumano. Lì. Grazie. Addio, Vittorio, addio. Nero, scusate tutta la messa in onda, abbiamo fatto tardissimo. Radio 2, ma valeva la pena.